Siamo qua con Davide Bombardini. Le volevo chiedere, secondo lei oggi, fra tutti i giocatori in Serie A, chi più impersonifica il 10 che conoscevamo una volta? Ma calcolando che sono sempre meno i 10 che c'erano 20-30 anni fa, io penso che oggi un giocatore come Dybala abbia le qualità e la posizione, l'estro per incarnare un 10 che veramente possa fare la differenza come facevano i grandi 10 del passato. Lei ha giocato anche a Roma, prima si parlava della pesantezza della maglia, ad esempio quella di Totti che poco fa si è ritirato. Cosa vuol dire ad esempio, per come poi ha vissuto nell'ambiente, la 10 e Totti per Roma? Totti per Roma sappiamo tutti quello che significa. La numero 10 è sempre stata una maglia di responsabilità, è sempre stata una maglia pesante per chiunque giocatore, soprattutto a Roma, perché è una maglia indossata per 20 anni da uno dei, penso, se non il più forte dopo Baggio, perché in Italia c'è Totti, quindi da uno dei più grandi giocatori della storia italiana. Quindi, l'hanno ritirata perché forse l'eredità è un po' pesante. Sì, l'eredità probabilmente è pesante, però è anche vero, e lo disse Totti, che chi viene a Roma deve sognare la 10. Sì, no, è giusto. Io, come ho detto prima qui in conferenza, non sono tanto d'accordo sul ritiro della maglia, però chiaramente, sai, il pubblico in Italia com'è, non te lo devo certo spiegare io. Arrivi a Roma, un ragazzo, mettersi quella maglia è sempre pesante, quindi non dovesse fare bene, la gente subito sarebbe col dito puntato su quel giocatore, quindi è un'eredità pesante sicuramente. Un'ultima domanda, oggi in Italia, l'abbiamo detto, non abbiamo più i vari Baggio, Totti, giocatori del Piero che possono portare sulle proprie spalle la 10, però c'è stata una trasformazione, cioè come si potrebbe tornare a quel tempo in cui i giocatori di qualità al mondo li avevamo praticamente tutti noi, magari non tutti, qualcuno lo aveva anche, però i maggiori 90%. Erano, esattamente, i maggiori erano i nostri. Forse non si sta facendo un buon lavoro sui settori giovanili, non so, i tempi sono cambiati, si guarda più al lato fisico che al lato tecnico. Mi ricordo che quando ho iniziato a giocare io giocavo per la strada, giocavo nei campetti, ma io giocavo 6-7 ore al giorno, c'ero proprio fissato, ero sempre col pallone in mano. Oggi è un po' cambiata, non vedo più questi ragazzi che insomma hanno questa voglia di giocare dappertutto, dovunque si trovano. Io mi inventavo le palle con una cosa di carta, con qualcosa, pur di fare una partitella in mezzo a due tavoli. I tempi sono cambiati, si guarda più altre cose e si sta lasciando un po' così per strada la tecnica. Grazie mille. Grazie a te. Grazie mille. Grazie. No, però, aspetta.